Ciao ragazzuoli! Ma ve la ricordate sta felpa? La panza è sempre quella, eh? Siamo pronti ragazzuoli, stiamo scaricando le acque nere, caricando le acque chiare, quelle grigie vanno da sé. Adesso ci faremo minimo un 50-100 km ragazzi. Ma sempre in Emilia, eh! Il clima è fantastico, come la regione che stiamo percorrendo in questo momento. Ora vediamo un po' di riuscire a trovare magari un clima un po' migliore di quello della Padania. Il freddo si comincia a far sentire. Diciamo che ti tempri un po' a stare sul camper perché ti abitui. Comunque non è che sei in appartamento. Sì, fa piacere stare in appartamento, ma poi quando ti abitui senti praticamente troppo caldo perché ormai il tuo corpo si è abituato. È come per una persona che magari abita in un paese freddo, no? L'essere umano si adatta a qualsiasi cosa, certe volte anche alla schiavitù. Però non lo so, la schiavitù mi sta stretta, parecchio stretta. Schiavitù, cioè non è che intendo uno che lavora normalmente è uno schiavo, però la schiavitù dove hai dei vincoli, dove devi fare quello che ti dicono, dove devi fare un sacco di cose. Di conseguenza questo tipo di vita va bene per quelle persone che sono al limite, sono arrivate al limite della sopportazione, si sanno accontentare di molto meno rispetto a una vita standard. E vorrebbero qualcosa in più a livello di libertà di movimento. Oggi abito qui, domani abito lì. Scusi, guardi che gli zingari li abbiamo già mandati via. Io ci metto il massimo impegno ragazzi a fare i video di viaggio che vi propongo ogni volta. Vi auguro di riuscire a comunicare la vita sognante del full timer che io provo ogni giorno, in ogni istante, perché è quello che molti di voi credo che facciano, sognare questa vita. Credetemi, è alla portata di tutti e non smetterò mai di dirlo. Vi do un abbraccio grande ragazzi, iscrivetevi a Camper Job.